Bentrovati ad Acqua e Dintorni, andiamo a fare un nuovo giro nelle acque del nostro territorio, come sempre con ADF. E con il presidente Roberto Renai affrontiamo un argomento che sta a cuore a tutti, ovvero sì risparmiare per quanto riguarda l'acqua, averne cura, dunque la parsimonia, ben venga anche il risparmio idrico, e sotto questo aspetto ADF è al fianco dei suoi utenti. Beh, buongiorno, buongiorno Moira, buongiorno ai telespettatori. È una puntata per noi importante e questo percorso è un percorso che arriva dopo 2 anni dove l'autorità nazionale aveva bloccato i bonus per le famiglie meno abbienti e questi sono stati sbloccati. Più c'è anche il bonus regionale e volevamo dare informazione importante perché i nostri cittadini sappiano quali sono le azioni che possono mettere in campo per avere lo sconto in bolletta. E allora bonus sociale idrico, vediamo allora come funziona, di che cosa si tratta e ovviamente la scelta di ADF di aderire e permettere agli utenti di poter in qualche modo essere aiutati. Bene, è un bonus nazionale che in qualche modo ha dei criteri di selezione automatici, cioè tutti i cittadini del nostro territorio che fanno l'ISE e non superano i 9.530 euro hanno diritto a questo bonus. In più ci sono alcune caratteristiche: appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e non superare un ISEE superiore a 20.000, appartenere a un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Devo dire una cosa, questo è un regolamento che ha fatto l'autorità nazionale ARERA. Mi permetto di sottolineare e fare anche un appello, non ci sono le famiglie con disabili e quelle io credo debbano essere aiutate indipendentemente dal reddito. Quindi io spero che il governo, l'autorità nazionale, nei prossimi periodi riesca a inserire anche questo, che è un elemento di difficoltà specialmente per le persone di cura che devono usare molta acqua. Quindi queste sono le caratteristiche e questo bonus fa risparmiare su una bolletta media annuale circa il 36%, cioè sulla bolletta media dei nostri cittadini, mettiamo una famiglia di 2.4, sono circa 130 euro all'anno. In più c'è anche il bonus idrico integrativo, che è quello regionale. Anche questo è un bonus importante, ha dei criteri diversi, cioè questo va presentato domanda ai bandi delle amministrazioni comunali. Quindi rivolgo un appello ai cittadini che stiano attenti sia ai siti internet che alla pubblicazione per accedere a questo tipo di bonus, che arriva fino al 50% della tariffa annuale, quindi vuoto per pieno circa 175-180 euro. Questi sono degli strumenti che vanno in favore delle nostre famiglie che si trovano in un momento di difficoltà. Quindi ecco, la puntata era per riuscire a raccontare queste azioni che devono svolgere le famiglie per riuscire a ottenere i nostri bonus. Presidente, a margine di questi bonus in bolletta, lo sconto e la possibilità con il comune di competenza, quanto appunto il cittadino è consapevole, rispetto anche ai dati che avete raccolto, della possibilità che ha di poter essere aiutato e dunque di risparmiare? Allora, le dico, sui nostri 240.000 utenti, diamo un numero così riusciamo a rendere edotti i cittadini, abbiamo ricevuto nel 2021 11.641 domande, nel 22 12.453, nel 23 nel biennio 24.094, per un totale di 3 milioni. Quindi l'informazione fa aumentare le richieste, non voglio pensare all'incontrario, cioè che le nostre famiglie si stanno un po' indebolendo dopo la vicenda del Covid, voglio pensarla in positivo, che la nostra informazione riesce ad essere, tramite il nostro sito, tramite voi, tramite tutti, sempre più incisiva nei confronti dei cittadini. Possiamo aggiungere, Presidente, a questi bonus il fatto che si vanno a sommare a quello che è il risultato della parsimonia, dell'attenzione e dunque le perdite di rete che sono ridotte. Meno perdite di rete, la bolletta è già più leggera. Beh, diciamo, il tema industriale è in questo caso un po' difforme dal tema dell'integrazione della tariffa, cioè la tariffa ha dei meccanismi fissi sui bonus che sono quelli che ho descritto e in qualche modo va a calmierare
indipendentemente dal numero totale, cioè, spiego, tariffa nazionale, il calcolo degli aventi diritto cuba una cifra variabile. Più persone presentano una domanda, più noi eroghiamo, mentre la cifra dei bandi per il bonus integrativo idrico, quello regionale, per dirla in modo semplice, cuba una cifra fissa che in qualche modo poi viene suddivisa in più soggetti. È chiaro che il valore industriale della riduzione delle perdite vuol dire meno immesso in rete, meno costi energetici, meno manutenzione e quindi sostanzialmente un risparmio per il complesso dei nostri cittadini. E allora ricordiamo il bonus sociale idrico rivolto alle famiglie, attenzione dunque per quanto riguarda le indicazioni che sta dando ADF, attenzione anche, come ha detto, ai siti del vostro comune di riferimento per il bonus invece che riguarda l'altro tipo che arriva a cascata dalla regione. Bene, giusto? Diciamo quello nazionale, facciamo quest'ultimo appello, cerchiamo di essere quanto più chiari possibile, quello nazionale facendo l'ISE arriva in automatico. Perfetto. Quello regionale bisogna presentare domanda al singolo comune di appartenenza. Noi speriamo che aderiscano quante più persone possibili, perché di modo che la bolletta dell'acqua è sempre al centro, il risparmio dell'acqua, che è una cosa importante, vada a migliorare la condizione di vita delle nostre famiglie. Presidente Renai, quindi ADF sempre chiaro come l'acqua. In questa puntata chiari e trasparenti come l'acqua.